Ciao ragazzi, Lucio Lagrasso, figlio della me, come state? Non è tanto felice oggi, poiché... Io quando devo far zona mi viene sempre la preuriasi. L'altra volta abbiamo detto averci le zone in tendenze. Meglio lui che tanti altri. Che tanti altri youtuber. Sì, cioè, niente, mettere... c'è stato questa gente che diceva no, siete delle m***e, non dovete parlare mai di Zoda. Ma abbiamo detto qualcosa di male? Io non mi dico, io no. Ma no, guarda, ci non ha detto niente di male. Ma abbiamo invece abbiamo detto è un alieno, fuma le canne, solita m***a per ragazzini. È giusto. Però ragazzi, a questo punto, allora, visto che non vi va bene, sei nella cricca adesso con Michele eccetera, ti tratterò da rapper e non più da youtuber. Prima ho detto bravo perché gli youtuber non devono rappare, certo, come dice qualcuno. E quindi per essere uno youtuber che rappa, oh, certo. Però visto che adesso sei il rapper, proprio rapper, dai, adesso c'è il management di Michele, featuring con gente grossa, vuol dire che sei un rapper con il controcazzo. Vediamo un po', vai. Oggi in poi Zoda sarà il rapper trattato come gli altri. Un rapper, non più uno youtuber o una che un fa influencer che o fa la canzoncina da coglione, nemmeno, Black Widow, non leggiamo il testo, lo leggiamo dopo. Black Widow vuol dire vedova nera. Ah, non finestra nera? No, quella è window. Ah, ho capito, allora deve essere cazzo. Deve essere sicuramente vedova nera. Overwatch, che c'è la nuova skin di Widow. Sei sicura? Ma che non cazzo, è che vuoi? Il veleno, ma che siamo cazzo, troppo vuoi? Alieni tu, perché no, adesso ti voglio chiedere. Sono un alieno, ho il veleno. Seriamente. Ma che cazzo vuoi da me? Cioè ma che cazzo vuoi? Secondo me Black Widow sarà un freestylone su quanto lui sia un ragno velenoso. Vai, vediamo. Raga, prima di cominciare, mi raccomando, aiutateci con le tendenze, stiamo spaccando tutto, vi ringrazio. Dobbiamo andare in tendenza. Quindi, like, condivisione e commento. Come si dice commento? Commentary. Commenti queste commentary. Senti, coso, visto che voi fate quello che va detto il vostro youtuber preferito, oppure andate a morire ammazzati. Vai, Black Widow. Mi piace essere il vostro youtuber preferito. Ui, ragazzi, come state? Spero tutto bene. Ma perché mi hai rovinato il momento? Va, iniziamo. Un euro per skippare. Che dici te, se vuoi farmi burla da crest? Non riesco a dormire se te non riesci. E poi mi chiedi che fare. Una palla, speriamo non senti quel pezzo. Ma mezzo scratch fatto come faceva Graf una volta. Toc di sotto non voglio. Vado avanti finché posso posto. Vado dritto qui per senza ma fuori arrosto. Ti decompongo e non lo so. Ma forse non lo so. Ma adesso non ti sente fino a che non crollo. Poi tutti vi sorridono. Dopo molti infami sono la città. Mica raga, Sick Look, che lavorone. Sì, faccio i giri sul trombette. Che beat, raga. Beh, basta il beat, sentiamo che la canzone. Ma chi se ne frega, la canzone è merda. Ti voglio una posizione. Non la sai usare. Beh, Zoda, hai detto troppe cose in questo pezzo. È un alieno. Scrivi meno, perché sennò non arrivano tutti questi concetti. Black Widow, che cazzo c'è? Niente, non so, fammi vedere sotto le trombette. Ho scherzato. No, Ma lui è un alieno. La pioggia. È un alieno. L'abbiamo fatta in faccetta, l'hai visto? E quando ti dico che sei un tredicenne e ti devi disiscrivere, è inutile che poi sotto mi scrivi: hai rotto il cazzo, perché dopo un po' non fa più ridere. Ma non deve far ridere, deve farvi disiscrivere. Ascoltate Zoda, ascoltate Vittor Hugo, non è il canale per voi. Raga, c'è se ve lo dico, se continuo a dirvi le stesse cose, ci sarà un motivo? Se i video adesso sono impostati così, ci sarà un motivo? Cioè, vi devo far vedere i dati statistici? Così capite che il video devo farlo così? O avete 13 anni? Già, è vero che sanno già tutto. A 13 anni sanno già tutto e noi non sappiamo un cazzo. Perché io ho 30 anni per un cazzo. Loro a 13 anni sanno tutto. Sanno tutto e sanno cos'è bello. A me non me ne frega un cazzo che è un alieno. A me frega. A me questa roba. Allora, vogliamo trattarlo come a un rapper? Piacciava. Vogliamo trattarlo come sì, un rapper? Sì, questa roba è una merda. Con l'autotune a palla scangrato. Non me ne frega niente neanche dell'autotune perché comunque sai bene. Leggi il testo allora. Perché tu hai ascoltato solo il beat. Tu hai ascoltato solo il beat. Ma se il beat è superiore nettamente a una cosa, è ovvio che non ma non puoi dire che la canzone è una raga merda. La canzone è na e non riesco a stare in piedi, non so dove andare, vado, non vado, sto, ma che cazzo dici? Oh, vai o stai, però leggiamo il testo. Porca troia, ma è una merda sta roba. Leggiamo il testo. È una merda sta roba, è una merda sta roba. Allora mi ha rovinato una produzione della allora l'ha pagata, fa quello che vuole con la produzione, va bene, basta. Dai, che merda, chi sei tu per giudicare il mio youtuber preferito? Abbiamo detto che dobbiamo trattarlo come un rapper. È il mio rapper è preferito. Una
merda. È bravissimo. Ma vai a fan. Cioè, guarda che è bravissimo. Lyric, genius. E anche su Genius, che è te? Oh, guardati il testo. Guardati il testo. Falla te una canzone, poi parla. Ritornello, 18 strofe di ritornello dove dici na na na. Ci lasci morire. E poi mi chiedi che fare. Aspetta. Se te non riesci a restare, io so che non io riesco non a dormire. Io non riesco a dormire se te non riesci a restare. Ah, bello. Te che ci lasci morire e poi mi chiedi che fare. Fare a reale. Va bene, strofa una. Lei che bussa. Toc toc, vuole solo il mio c***o. Vuole solo il mio c***o. Bello il testo. Che voglio andare avanti e lei invece di sotto. No, non voglio. Vado avanti finché posso. Sì? Finché volo. Perché vado avanti sono finché volo, vai. Voi lanciate i sassi, io mi sposto. Bravo. Hater. Hai ucciso l'hater. Sì, sì, sì. Perché sì. Posso, sono il tuo opposto. Bravo. Che vado dritto pure se il semaforo è rosso. Rime, non neanche scontate queste rime. E se soffro non mollo. Resto in piedi fino a quando non mi decompongo. Bravo. Cosa hai detto? Che vado avanti sempre fregandomene negli altri. Sì. Lo potevi dire in un'altra maniera molto più bella. E non lo so, ma forse me ne andrò. Ma come? Sì, però, ma dove? Non lo so. Ma nessuno ti sente fino a che non sblocchi. Questa è una bella frase. Però. Bravo, non l'ho mai sentita. Mai. È bella. Mai. Nessuno ti crede. Nessun rapper l'ha detta. Nessuno ti crede se non fingi qua. Nessuno ti vede fino a che non crolli. L'ha detto Fedez l'altro giorno, questa, eh? L'altro giorno ha detto Fedez. Tutti quanti ha detto che il testo faceva cagare, ragazzi. Poi tutti i vicini se la piccio grande. Le cannette. Wow. Mancava riferimento. Poi, poi tutti carini se sorridi. Niente, ha detto la stessa cosa di prima. Dopo molti infami sono amici. Bra. Dopo qua molti infami sono amici. Qua non devo niente a nessuno, fra. No, non l'ho comprata questa libertà. No, l'avrà comprata qualcun altro per te. Ritornellone. Chiuse. Una strofa. Beh, una strofa bella, che sembrava una strofa. Bello, no? No, sei tu che non capisci la wave. Raga, è tutto troppo bello. Io, ragazzi, purtroppo sono stupido. Stupido youtuber che non capisco le canzoni della nuova wave. Non capisci le wave. Sono un coglione. Ragazzi, io purtroppo. Allora, Fadda, Daniele è un coglione che non sa niente di musica. Invece io, okay, che sono uno che è nella nuova wave, che ho 13 anni e capisco tutto perché io sono nato nel futuro. Sì. Capisco tutto il futuro. Tu hai visto già tutto il mondo. Capito. Quello che può darti il mondo. Sì, ho più esperienza di te perché apro Wikipedia, YouTube e imparo. Ma poi parliamo di esperienza. Qua racconta cose che hanno raccontato gli altri. È 2 anni che sentiamo questa roba identica. Non vi siete cacati il cazzo. Ma hai fatto un beat. Tutta sta roba qua è riferita a che cosa? Questo testo è riferito a che cosa? Alla sua vita? Alla sua vita. Alla sua musica, credo. No, nemmeno perché dice che fuma. A me non me ne frega un cazzo che fuma. Dice che lei vuole solo il suo cazzo. Congelato, mi stai ghiacciando. Sono congelato perché ghiaccio sul polso, ghiaccio nel cuore. Non c'è amore in questo amore. Credevo fosse nero il cuore. No, nessuno ti crede se non fingi, capito? Quindi, se voi credete a lui è perché sta fingendo. Infami, adesso sono amici, fumo le carte. Non l'ha detto neanche a DPG questo. Cosa? No. Nemmeno Side l'ha detto. No. Però il titolo, che si chiama Black Widow, era solo un titolo figo per una canzone che doveva riempire. Na. Bello il pezzo che dice na. Sai cosa c'è di bello di questo pezzo? Na. Posso dirti la verità di cosa c'è di bello di questo? A parte la produzione, sai cosa c'è di bello in questo pezzo? Queste barre. Io so che non riesco a dormire se te non riesci a restare. Te che ci lasci morire e poi mi chiedi che fare. Bello. Estrapolato. In un'altra parte potrebbe essere una bellissima canzone. Sei tu che ci lasci morire. Il rapporto. Sei tu che ci lasci morire perché te ne vai. E poi mi chiedi che fare dando la colpa a me perché sei una stronza. Questa è l'unica cosa innovativa e bella che c'è nella canzone. Davvero, Ma non gliel'aveva scritto lui. Non l'aveva scritto lui. Ma no, io voglio credere che l'ha scritto lui. Vediamo se c'è. No, non c'è scritto. Un singolo di Zoda. Zoda. Cover l'ha fatto Pietro Bianchini. A cover. Bella cover. Così, va bene. Tutto la merda o tutto bello? A voi l'ardua sentenza, fanboy. E tu chi cazzo sei per parlare? Ma fai tu una canzone. Fai tu una canzone. Tu puoi fare Fiturico chi cazzo vuoi. Però se non mi piaci, a me non mi piace. Allora, ragazzi, ma voi sono contento che a voi vi piace? Oh, l'ha prodotto Sick Luke, vuol dire che spacca. Stai prodotto zitto. Prodotto Sick Luke ha fatto un. Oh, ecco, questa volta, cioè, a parte le cazzate, a parte le minchiate, la produzione è bellissima. È veramente bellissima. Incontro ai miei gusti personali. La produzione è superiore. È una delle più belle del 2018. Bravo. Nonostante siamo nel 2019. Bravo, vabbè, ancora iniziato. Però è proprio figa. È piaciuto anche a me, che non mi piace mai un c***o, mi dice il Pancio. Ma, raga, Zoda è pure fregno. Te sei solo pari UCS. Tu che c***o parli di Zoda? Che lui intanto ha milioni di view e tu un c***o. Vuol dire che è bravo. Bravi.
bravi, bravi, ma soprattutto brava la gente che produce gli youtuber e le peggio donnacce e le peggio persone che dicono le peggio cose solo per quattro numeri. Poi dicono il rap è morto, l'avete fatto morire voi, mica io. Guarda, vi consiglio di andare a guardare un bellissimo video di Jason Rader che è uscito qualche giorno fa, che si intitola Questo è il tuo anno. Andatevelo a guardare, che si capisce, perché poi gli dite che noi non siamo autoritari, autorevoli in questo... Autoritari lo siamo, autorevoli non ce ne fottiamo un cazzo. Non siamo autorevoli in questo campo. Allora c'è gente che le dice molto meglio di noi senza parolacce, e da prima, di noi, perché tanto rispetto per Jason. Io ve la lascio lì, ve lo lascio in descrizione, andatevelo a vedere. Per il resto fateci sapere cosa pensate di questa roba che abbiamo appena Zoda fatto. Number one in Italy, number one. Io sono sicuro che se Zoda uscisse da sta minchiata di comfort zone, ma cosa vuole uscire questo sa fare, che si è creato con quel piccolo pezzo di service, e che sai che cos'è, è che se tanta gente ti dice che tu scrivi bene, sei bravo, basta, tu allora ci credi, tu ci credi davvero. E quando arrivo io dici guarda che è merda, no te non capisci un cazzo, io ho i migliori di view, falla te una canzone, non crescere, non crescere, no, no, rimango lì, va bene, rimango lì, che tanto va bene. Dai, ciao rapper. Ciao.